Adesso finora ho fatto i primi 8 problemi del libro in sequenza. Adesso però faccio un salto avanti di 300 rotti problemi e pesco questo, che comunque è abbastanza semplice, sia come soluzione che come posizione. E vi chiederò però sia di risolverlo, sia di ricostruire l'ordine delle mosse della partita. Per questo che ne ho scelto una facile, qui ci sono poche mosse. E si inizia dalle cose semplici. E ricostruire le mosse permette di vedere se si è capito un po' come può progredire un Fusecchio. Quindi tocca a Nero dove gioca. Allora, Bianco mi sembra che abbia chiuso abbastanza quest'angolo. Rimane ancora aperto qui. È aperto con un'invasione, Sì. ma anche a quello che abbiamo visto prima, sostanzialmente. Quindi l'angolo è a metà, ma d'altra parte non si può pretendere di più, abbiamo iniziato in 4-4, non è una mossa che vuol fare l'angolo. Però è vero che Bianco non ha tanti problemi, ha 2 pietre, nero ne ha una. Questo gruppo qua invece mi sembra che abbia, è vero che anche qui rimane aperto questa invasione, ma essendoci No, non queste due, credo. no. Secondo me già questo basta per ucciderla. Allora l'angolo è completamente chiuso. Questo è un po' rischioso per il taglio. Non Quello che pensavo era questa. In questo taglio. Tre libertà con più due. Mi arriva prima Bianco. Bianco non gioca qua allora. No, infatti. Bianco con la T4. Esatto. Vivo morto. Così è via. E vivo nero. Allora, un disastro con Bianco. Guarda con questa. Ecco, e ha un solo occhio. Su questa cambia poco. Si gioca qui. No, rendo che adesso qui si sia detto. Nero, direi questo e questo non possono avere problemi perché sono da sole, quindi a posto. Dobbiamo guardare questi due gruppi. Non ce ne siamo più qua. Magari a punti non è neanche male, il problema è che Bianco può giocare da queste parti e dare la caccia con le pietre Se nero torna indietro, nere. bianco, Quello sì. è bianco, sì. Poi comunque quel lato è un po' interessante, quel bianco, quel carabasso, Sì, questo è il lato meno interessante per il taglio. Per nero casomai è meglio andare a difendere lì che no? fa i La compra. punti e difende anche questa. Al subordine eventualmente gioca qualcosa su questo lato. Però probabilmente qui. Io Quindi. giocherei sul rosso. Qual è? E sì, perché a quello nero sull'osso era sempre stato sul 4-3. Ah, scusate, mi è sembrato Magari l'osso. questa. Questa è la mini cinese. Mi è sembrato l'osso finora, quindi. Sì. No, così Ah, l'avrei ok. giocato anch'io qui. No, però era qua. È un meno. Sul 3-4.
Adesso così? No, se Ah, io su questo facendo, di giocando bianco. sull'oscio, se Bianco mi minaccia, io Sì? risponderei così. Sì. Cioè, non dico che è bello lì nero, però appunto ho giocato quella pietra che mi piaceva giocare. Forse questo toglie su una cosa del genere. Questa è la prima che viene in mente, no? E così ho difeso qua. Però, se volete fare un po' di casino, esiste anche questa. Uno dice, via con i datari, io torno indietro e non è servito a nulla. Allora, se Bianco viene qui, questo cattura le due pietre. Ho risolto tutti i problemi, per cui Bianco verrà. Adesso c'è questa. Adesso, Poi si può scendere il sante. se Bianco cattura, potete anche addirittura considerare cosa succede giocando il combo. Se anche se in una posizione così forse bianco è felice. Da questa tie ci si gioca il combo. Non si deve metterci il combo. Se no c'è questa. Se invece bianco allunga c'è pure questa. In realtà giocare qui un po' un dilemma perché ci si chiede, ma bianco preferirà così così e tanto non mi prende più lo stesso, oppure mi lascia quelle ma mi cattura questa ed è lui che fa influenza fuori. Questa rompe la scala. Questa rompe la scala. Però non è neanche necessario che queste due pietre rimangano collegate al gruppo di qui. Magari possono anche uscire verso il centro, per cui non lo so. Però se si lascia a bianco questa, in cambio di una mossa da queste parti, è un po' troppo costretta, sì. E invece fai il pornucchio? Ti aiuta un po' di più? Sì, però allora è meglio scappare via così. Andare. Così mi sta cominciando a fare il tenuti, ma mi era un brutto mosso. Questa cosa serve? Che poi dopo magari la fai seguire da quest'altra e vai di là. Il problema è che, magari, che Bianco lo Sì. sa. E quindi attaccandoti fa punti. Poi bisogna vedere se questa nero risponde per davvero. Magari a bianco conviene andare in quell'angolo e poi tornare indietro. Però la mossa quella normale è stabilizzare questo gruppo giocando qui. L'estensione è sempre di 3, perché questo conta come un muro di 2, alto 2, qui l'estensione è di 3. Quando il nero fa la connessione solida, questa sta qui. O qui magari, dipende. Su questa invece è sempre in terza linea e una più in là. In parte cerca di creare una base e impedisce l'estensione del Eh sì, bianco. beh, la base di fatto c'è. Esatto. Veniamo alla seconda parte di questo problema. Qual è stato l'ordine delle mosse di questa partita? Dico qual è la prima. La prima è questa, perché diciamo il lato basso è qui, quindi in alto a destra è questa mossa. Questa è stata la prima. Poi come è andato La seconda. avanti? Allora, non si può sapere in realtà se la Sì, seconda è questo. stata questa o Sì. questa o qualcosa del genere. Abbiamo 1, 2, 3, 4, direi. Chiaramente nell'ordine giusto. Poi dopo abbiamo questo scambio per questo e uno Pezza scambio anche qui per per
che poi dopo nero andrà a concludere giocando qua. In che ordine sono avvenute le due cose? Questo è un loser. L'otto è questo. Chi è che lo conosce? Questo è il... non lo conosco. Pezzi conosce. Io non è questo. No, questo. 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 Questo e questo. È sensato quello che ha detto lui. Io sono d'accordo, perché sennò... Se io avessi giocato prima quello e queste non ci sono, forse ci stava, era più interessante questo. Non so, sbagliato. Qualche volta l'ho vista, con bianco che gioca lì e nero che viene qua. Per contro esiste anche una tecnica che viene fatta abbastanza comunemente, che è questa. Nero, bianco. Adesso nero ha due continuazioni. Una è quella che abbiamo visto. E l'altra è quella di connettere solido. Bianco comunque viene qui. E nero gioca qui o qui. Una seconda dei casi. Che preferisco. Esatto. Il punto è... Nero non lo sa quale gli conviene in partita. Questa è un po' più tempo, più si presta un po' più a essere invasa, ma potrebbe fare dei punti in più che non dispiacciono. Questa è praticamente non invadibile, ma fa qualche punto in meno. Però perché io come nero mi devo impegnare subito sulla decisione quando non ho gli elementi per capire se verrò invaso oppure no? Com'è che faccio a sapere se verrò invaso? Allora, se ci fosse una pietra bianca qui, questa forse è troppo solida, nel senso che potrei anche stare un po' più là. Se questa fosse qui però, magari mi conviene stare un po' più... Ah, prima vai a vedere di là, come risponde bianco. Se no, ho più invasioni qui che mi può fare appoggiandosi a qui. Per cui quello che viene fatto spesso è... Prima gioco di qua. Una pietra a meno. Sì, giusto. Prima gioco di qua. E vedo cosa vuol fare bianco. Se bianco viene qui, sto solido. Io invece sta corto bianco, allora ti allarghi un po' di più. Esatto. Se invece è più corto, vengo qui. Per cui la mia impressione è che questa partita sia stata giocata in questo modo. Adesso nero chiede a bianco quali sono le sue intenzioni, bianco le dichiara e nero gioca di conseguenza. Adesso si impegna a prendere qualche punto in più perché è sempre meno pressante bianco, quindi c'è meno pericolo di invasione.